E allora? Mi sopravvalutate? Ok. Che facciamo? Andate voi. Dunque, io sono molto soddisfatta di quello che sta accadendo a livello europeo, guardi, per chi conosce le dinamiche un po' di quello che accade qui dentro, oggi obiettivamente noi ci ritroviamo in un Consiglio europeo nel quale 27 paesi sono d'accordo sul fatto che la priorità è, diciamo, fermare l'immigrazione illegale a partire dalla dimensione esterna. E questo è indubitabile. Dopodiché, come correttamente dice lei, bisogna essere bravi nell'implementazione. È la ragione, quindi concreta, di questi principi. È la ragione per la quale noi abbiamo ieri organizzato questa iniziativa che coinvolge anche esponenti al di fuori dell'Unione Europea, ma non dell'Europa, a partire dalla Gran Bretagna di Rishi Sunak, che prevede alcune cose molto concrete che vanno fatte per ottenere alcuni obiettivi. Il primo dei quali è combattere le reti dei trafficanti, che ancora oggi vengono definite da vari esponenti del Consiglio, dalla Presidente della Commissione Europea, come delle organizzazioni criminali che vanno combattute come tutte le altre organizzazioni criminali. E un lavoro molto importante, molto complesso, che va fatto sulle cause della migrazione in Africa, cioè esattamente la posizione che l'Italia ha cominciato a portare un anno fa e che oggi è di dominio pubblico. Quel lavoro concreto chiaramente necessita di, insomma, un lavoro che è quotidiano, che è molto lungo, che è molto ampio, ma che io vedo, perché noi siamo in una fase nella quale abbiamo smesso, diciamo, di fare la diagnosi del problema e del fenomeno e siamo passati agli strumenti concreti per risolverlo. E su ciascuno di quegli strumenti, che per intenderci fanno parte dei 10 punti della Presidente von der Leyen a Lampedusa, noi stiamo andando avanti nell'attuazione. Poi ce ne saranno alcuni che richiederanno più tempo, altri che richiederanno meno tempo, perché non dipendono solo dall'Unione Europea o dai singoli paesi europei, dipendono soprattutto dai nostri interlocutori africani. Però a partire dal tema del lavoro che è stato fatto in Tunisia, qui c'è un consenso unanime, che vuol dire che la strategia è chiara ed è, guardi, un importantissimo diciamo spartiacque rispetto alla capacità poi di mettere in concreto le soluzioni a terra. Che poi si riesca a risolvere un problema così complesso in tempo, per questo non lo so, per me, e io l'ho detto dall'inizio, l'importante è riuscire e non importa quanto tempo mi servirà, se è necessario un mese di più, due mesi di più, tre mesi di più, preferisco trovare una soluzione strutturale a un fenomeno che altrimenti sarà sempre fuori controllo. Presidente, la Germania avete avuto un bilaterale con Scholz, però continua a considerare la Tunisia un paese non sicuro come l'Italia e, diciamo, ha messo delle condizioni per l'implementazione del memorandum con la Tunisia. Non è la posizione che ho sentito dal Cancelliere. Il Cancelliere mi ha confermato il sostegno che aveva già dato al nostro lavoro in Tunisia. È perfettamente consapevole del fatto che quello è l'unico lavoro che può dare dei risultati seri. Il lavoro che noi abbiamo fatto con la Tunisia è un lavoro che tutti dicono deve essere replicato anche in altri paesi del Nord Africa e non solamente del Nord Africa, per cui non mi risulta che sia stato chiesto di rendere la Tunisia paese non sicuro. E anzi, io credo che uno dei temi importanti di questo ragionamento sia proprio avere una lista europea dei paesi sicuri, perché altrimenti, diciamo, la discrezionalità che ciascuno su questo porta avanti può dare poi problemi nella capacità dell'Unione di dialogare con queste nazioni. Però guardi, io ho parlato a lungo, come ha visto, col Cancelliere Scholz e mi pare che anche lui sia perfettamente consapevole del fatto che la strategia proposta dall'Italia è l'unica che può essere efficace. A me ha detto che bisogna andare avanti con questo lavoro in Tunisia. Delle frasi di Orban, che oggi ha detto che Polonia e Ungheria si sentono stuprate legalmente dall'Unione Europea sulla questione dei migranti, lei cosa ne pensa, visto che anche proprio la posizione di Polonia e Ungheria hanno fatto sì che saltasse
la parte finale? Guardi, questo è un dibattito che noi ci trasciniamo, come lei sa, da qualche mese, che non è legato a quello di cui sto parlando io, che è legato alla precedente percezione di come si dovesse gestire la questione migratoria. L'Italia, come lei sa, ha votato il patto di migrazione e asilo banalmente perché le regole le nuove regole sono per noi migliori delle precedenti, ma io, come ho ribadito anche in questo Consiglio, non ho portato questa come priorità. Cioè, per me, fino a quando noi continuiamo a parlare di come distribuiamo queste persone all'interno dell'Unione Europea, non solo produciamo un pull factor, cioè un richiamo, ma soprattutto nessuno può pensare di risolvere il problema in casa sua scaricandolo su un altro. Per cui è un dibattito, secondo me, di una vecchia percezione che comunque era andato avanti. Per noi le regole sono migliori, su questo la posizione, diciamo, tra l'Italia, la Polonia e l'Ungheria è diversa, banalmente perché sono diverse le condizioni geografiche, e quindi chiaramente anche l'opposizione di Polonia e Ungheria dipende da questo, non dalla strategia italiana, sulla quale anche loro sono d'accordo, fermare la migrazione illegale e fare tutto il lavoro che vi ho raccontato, ma il fatto che a maggioranza si sia deciso qualcosa che precedenti consigli, loro dicono, avevano stabilito si dovesse decidere solamente all'unanimità, e quindi hanno ovviamente solo questo strumento per far sentire la propria voce. È una posizione che io comprendo perfettamente, che non pregiudica il lavoro che stiamo facendo, però questo per me è importante. Capisco, come immagino loro capiscono, la posizione italiana, perché ogni nazione chiaramente mette davanti i propri interessi nazionali, ma ripeto, non pregiudica quello che stiamo facendo. Presidente, non è d'accordo a dare nuove risorse del nuovo bilancio europeo al capitolo migrazione, perché sembra che proprio la Germania su questo abbia delle perplessità? Io sono assolutamente d'accordo a dare nuove risorse non al capitolo migratorio, all'Africa. E anche qui bisogna un po' capirsi, perché è anche oggetto delle difficoltà che possono esserci con la Tunisia, no? Noi non possiamo pensare di andare in Africa a dire vi paghiamo per trattenere un problema che non vogliamo a casa nostra. Quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare con l'Africa, per varie ragioni che sono anche geostrategiche, è costruire una partnership completamente diversa con i paesi africani. Vuol dire parliamo di come si aiuta l'Africa a vivere di ciò che ha, perché parliamo di un continente estremamente ricco che detiene il 60% delle materie prime rare, che detiene il 50% delle terre arabili, cioè lavorabili, coltivabili, mettiamo così, che non sono sfruttate, e che noi possiamo aiutare con investimenti a diciamo valorizzare, anche per interessi che sono nostri, penso, torno al tema della produzione energetica, piano Mattei e quant'altro. Quindi non si tratta di mettere risorse per bloccare banalmente la migrazione, si tratta di mettere risorse per costruire delle partnership strategiche che da una parte consentono a queste nazioni di capire che è cambiato l'atteggiamento dell'Unione Europea, di avere investimenti che le arricchiscono, di andare alle cause della migrazione illegale e di costruire quindi anche partnership stabili sul tema della gestione dei flussi migratori illegali e dei flussi migratori legali. Questo è il disegno sul quale noi stiamo chiedendo che nella revisione del bilancio pluriennale ci sia una somma significativa. Quindi. Guardi, devo dirle, io ho parlato ampiamente di questo con il cancelliere tedesco e non ho ravvisato questa contrarietà. Poi ovviamente, insomma, come in tutte le nazioni, Italia, Germania, ci sono all'interno del governo maggioranze, partiti, punti di vista diversi, bisogna cercare delle sintesi. Però a me pare che, ripeto, il cancelliere tedesco sia perfettamente persuaso del fatto che questo è l'unico modo serio di combattere questo fenomeno. No, uno per volta non ho capito nessuna delle domande. Guardi, al di là del tema delle dimissioni, penso che oggettivamente sia legittimo chiedersi se una persona che partecipa a quella manifestazione su quel tema, poi, diciamo, nel momento in cui decide su quel tema, lo faccia senza un pregiudizio o con un pregiudizio. Questo è legittimo e io l'ho detto molto prima di sapere della partecipazione alla manifestazione, perché trovo, come ho detto, che le motivazioni di quella sentenza con la quale si dichiara illegittimo un decreto del governo per ragioni di incompatibilità con la normativa europea, per ragioni di incompatibilità con la Costituzione, che è stato però controfirmato anche dal Capo dello Stato e che nel merito diciamo stabilisce che un migrante non possa essere rimpatriato perché le sue condizioni
le sue caratteristiche fisiche sono quelle che vanno cercando i cercatori d'oro, perdonatemi per la ripetizione, in Tunisia, è legittimo, insomma, perché a me è sembrata una sentenza discutibile, quindi è legittimo chiedersi se sì, effettivamente, se ci possano essere Salvini, dei vizi. Salvini le aveva parlato del video? No, Salvini non mi ha parlato del video. Ma insomma mi pare francamente secondario, cioè nel senso anche tutta la polemica che sto vedendo sul video, il dossieraggio, se partecipi a una manifestazione pubblica lo rivendichi, cioè il dossieraggio di solito si fa, è un'attività occulta che si fa per tirare fuori delle cose che non si sanno. Se uno sta in una manifestazione proprio col proprio volto in prima fila dietro uno striscione, che dossieraggio è? Cioè stai lì, lo hai anche lo rivendichi, è normale insomma che poi uno possa dire e segnalare. Può essere che insomma nelle decisioni poi ci sia un pregiudizio, mi pare perfettamente legittimo, signori, mi pare perfettamente legittimo, e penso che anche voi nella vostra onestà intellettuale ve ne rendiate conto. Dobbiamo andare, presidente. Devo scappare, ragazzi. Di qua dobbiamo entrare. Sui rendimenti dei titoli di Stato, questa cosa la preoccupa un po', perché la vediamo prima cosa probabilmente molto lontana. Guardi, io non sono preoccupata, trovo che l'Italia sia un'economia molto solida e trovo che la serietà che questo governo sta dimostrando nello spendere le risorse che ha in modo serio, facendo leva sulla crescita economica, venga compreso bene da tutti. Grazie. Scusate, arrivederci.